Ciao, affrontiamo questo primo brano tratto dalla Gerusalemme liberata di Tasso che parla del primo incontro fra Tancredi e Clorinda. È una piccola premessa iconografica e che è tale il successo di quest'opera che nei decenni e nei secoli successivi alla pubblicazione della Gerusalemme liberata, la pittura prende spessissimo come oggetto, come tema, gli episodi, alcuni episodi più importanti, più nodali di questo capolavoro tassesco. E mi sembra andato anche questo interessante a livello di cultura, cioè stiamo studiando un'opera che lascia traccia di sé in tutta l'arte, non soltanto nella letteratura. E infatti, appunto, vediamo questo importante, tutto sommato molto significativo, anche alla luce di quello che leggeremo, dipinto di Paolo Finoglio. Clorinda si scontra con Tancredi. Infatti, di questo stiamo parlando: il primo scontro fra cristiani e pagani sotto le mura di Gerusalemme. Tancredi nella ressa, perché ovviamente è uno scontro che coinvolge intere parti dell'esercito dell'una e dell'altra compagine, Tancredi incrocia, inquadra un guerriero, senza ovviamente sapere che è Clorinda, della quale si è perdutamente innamorato. Quando questo è avvenuto, siamo nel terzo canto già. Terzo canto, ottava 21-32, qualche canto prima, Tancredi ha incontrato questa donna meravigliosa ad una fonte e se n'è perdutamente innamorato. Senza sapere che ovviamente Clorinda in questa circostanza le va contro. Nello scontro campale dei due eserciti, Tancredi si rivolge contro questo cavaliere misterioso. Maschio, evidentemente, perché non si vede da fuori, no? L'armatura e la concitazione del momento non permettono l'identificazione sessuale dell'avversario. Clorinda, intanto ad incontrare l'assalto, va di Tancredi e pone la lancia in resta. Questo è l'atteggiamento classico dei cavalieri medievali, insomma, ce l'abbiamo spesso raffigurati in alcune rappresentazioni pittoriche e ovviamente in tantissime poi altre espressioni artistiche. Ferirsi alle visiere e i tronchi in alto volarono e parte nuda ella ne resta. Che rotti i lacci all'elmo suo, d'un salto, mirabile il colpo, ei le balzò di testa e le chiome dorate al vento sparse, giovane donna in mezzo al campo apparse. Ecco, è molto interessante questa ottava perché, appunto, nella concitazione del momento, un colpo che viene dato con estrema violenza, ecco che l'elmo della donna si stacca. Lasciando ovviamente per prima cosa esplodere quasi, possiamo dire, è un movimento molto filmico questo di Tasso, esplodere la capigliatura bionda, spargere i capelli al vento e poi quasi come se fosse un effetto di rallenti, no? Ovviamente filmico, ecco, si appare una donna. No? In mezzo al campo. E questa è appunto la parte dell'ottava decisamente più interessante che andiamo ad esplorare, no? Rivela la propria identità femminile. Per la prima volta su un campo di battaglia appare in questa maniera così teatrale, quasi possiamo dire, appare una donna. Ecco, vedremo questo poi porta, ma questa sarà l'ultima slide che vedremo oggi, porta ad alcune considerazioni e su Clorinda e sull'amore. Lampeggiare gli occhi e folgorare gli sguardi dolci nell'ira. Or che sarian nel riso? Tancredi, a che pur pensi, a che pur guardi? Non riconosci tu l'altero viso? Questo è pur quel bel volto onde tutto ardi. Tuo cuore il dica, ov'è il suo è sempre inciso? Questa è colei che a rinfrescare la fonte vedesti già nel solitario fonte. Ci spiega quello che abbiamo detto all'inizio, ma mi sembra interessante dal punto di vista narratologico, che io ho voluto distinguere con quest'altro colore, con il rosso, quegli interventi o quelle notazioni che ho messo io a lato,
legata alla narratologia. Quando si parla di narratore, di spazio, tempo, trama, personaggio, tenderò a mettere, a utilizzare questo colore in modo che tu possa distinguere quello che è il riassuntino o il commento estemporaneo di una determinata frase o di determinata espressione da quello che invece è un commento legato alla narratologia. Questo è un commento appunto legato al narratore, perché interviene, quindi interrompe la finzione letteraria per parlare. Ed è interessante perché parla a chi? A chi rivolge questa domanda? Li rivolge proprio a Tancredi. Rivolge a Tancredi chiedendogli: e adesso tu, che eri un cavaliere così ardimentoso, forte, determinato, adesso che hai incrociato quello sguardo, cosa succederà? È proprio lei, sì, quella che hai incontrato poco tempo prima al solitario fonte, quell'altero viso di cui ti sei perdutamente invaghito. Ah, è interessante perché anche su questo il confronto con Ariosto risulta inevitabile. Lì dove abbiamo parlato, e ti rimando alle video lezioni su Ariosto, lì dove abbiamo parlato di straniamento estremamente operativo, molto presente nell'Orlando Furioso, beh, qui parliamo invece di perfetta, continua, costante immedesimazione. Il narratore vuole che il lettore entri dentro la vicenda, provi gli stessi sentimenti che in questo momento improvvisamente sta provando Tancredi. Quindi è proprio l'esatto opposto, no? Sotto questo punto, questo brano che stiamo leggendo è l'esatto opposto di quello del processo che il narratore del Furioso ha provato, no? Ha provato ad attuare attraverso la tecnica dello stranamento. Qua al contrario si parla proprio di perfetta immedesimazione. Ehi, calcimiero, al dipinto scudo non badò prima? Or leggendo in pedra, verbo importante, bello, bellissimo, richiama a memoria dantesca, la donna pedra, eccetera, eccetera, è già stilnovista come termine, però è interessante perché qua è un contesto che in parte è simile, in parte è differente. Sta esplodendo una passione d'amore, quindi di amore stiamo parlando, ma in un contesto che è cavalleresco, che è bellico, che è di guerra. Ed è interessante quindi notare come ci lasci questa idea di eroe perplesso, che si blocca, diventa pietra. Lui che era forte, agile, deciso, determinato, a un certo momento ecco, perde quella determinazione. Proprio a causa dell'aver visto la donna, evidentemente. Non aveva badato prima al cimiero, al dipinto scudo, adesso vedendo e riconoscendo la donna amata, si blocca. E là, quanto può meglio, il capo ignudo si ricopre e l'assale. Evidentemente lei non è innamorata di Tancredi, quindi lo vede come un nemico qualsiasi che davanti al quale adesso è in difficoltà perché a lei manca l'elmo. Quindi è evidente che c'è una reazione totalmente differente. Ed ei si arretra. Quindi lei assale e lui torna indietro. Anche questi mi sembrano due termini molto interessanti perché proprio si configura come un antieroe. Per colpa dell'amore. Cominciamo adesso a mettere in rilievo alcuni aspetti, no, più contenutistici, poi li riassumeremo nella slide finale. Mi sembra interessante. S'arretra come un paladino senza macchie, senza paura, determinato a raggiungere il proprio scopo, cioè la riconquista finale di Gerusalemme e di ovviamente passare attraverso la distruzione dell'esercito avversario. Che cosa fa? Arretra. Capito? Il carattere perplesso dell'eroe, no? È appunto un antieroe. Va contro gli altri, rota il ferro crudo, ma però da lei pace non impetra, no? Questa rima equivoca che troviamo fra impetra di verso 2 e impetra di verso 6, che minacciosa il segue, e volgi, grida, e di due morti in un punto lo sfida. Quindi ci troviamo in una situazione molto singolare perché evidentemente è lei che grida allo scontro, lui arretra, lui si impaurisce quasi, non è una paura che abbiamo da soli, è il sentimento d'amore che prevale, ma ecco, sul campo di battaglia questo sentimento non dovrebbe teoricamente esserci. E gioca sul tasto su questi termini, due morti lo sfida in un sol momento, no? È la morte fisica, perché in quel momento ovviamente Clorinda sta cercando di uccidere Tancredi senza sapere
che ha già inferto una ferita nel cuore dell'uomo di Tancredi, no? Una ferita questa volta evidentemente non fisica, una ferita amorosa di due morti, quindi Tasso gioca su questa ambivalenza del termine. Percosso, il cavaliere non ripercuote, continua, ormai abbiamo capito qual è il problema, no? Evidentemente Tancredi non può colpire la donna amata, quindi non ripercuote, viene meno a quello che è il carattere, diciamo, cavalleresco dell'eroe per eccellenza. Né si dal ferro a riguardarsi attende, neanche sta troppo attento ai colpi che riceve dalla spada di lei, come a guardare i bei gli occhi e le gote, ond'amor l'arco inevitabile tende. È ben più attento invece agli occhi e alle guance della donna amata. Fra sé dicea, anche questo è interessante dal punto di vista narratologico, perché ci dice evidentemente che il narratore è onnisciente, entra dentro la testa dei suoi personaggi e può darci, no? Può farci così il rendiconto di quello che i personaggi pensano. Fra sé diceva, van le percosse vuote talor che la sua destra armata stende, ma colpo mai del bello ignudo volto non cade in fallo e sempre il corno è colto. Gioca ancora una volta su questa ambivalenza, no? Il fatto che i colpi fisici a volte colpiscono in maniera grave, in maniera meno grave, colpiscono più o meno precisamente il corpo di Tancredi, ma i colpi invece possiamo dire d'amore che il volto di lei lancia su Tancredi, quelli vanno tutti a segno. Ecco, su questo l'innamoramento continua a essere un sentimento fortissimo anche nella concitazione della battaglia. Attenzione ancora una volta su questa focalizzazione interna al personaggio. Risolve il film, benché pietà non spere, di non morire tacendo occulto amante. Addirittura si risolve a morire per la donna amata, pur di però prima avere il tempo di rivelare il proprio amore. Quindi non spera di essere contraccambiato. In un contesto del genere non si può evidentemente neanche ipotizzare, no? La possibilità di un corteggiamento. Quindi dice: vabbè, ormai sono morto, non c'è altra possibilità, però devo prima rivelare il mio amore. Vuol che la sappia che un prigion suo fere già inerme. Un prigione, interessante, una terminologia che abbiamo trovato nella lirica d'amore di tutti i tempi, però è un prigioniero d'amore, no? Colpito con la freccia da Dio Cupido, adesso si presenta come un prigioniero d'amore. È supplichevole, è tremante, onde dice: o tu, che mostri avere per nemico me, sol fratturba tante, uscià di questa mischia ed in disparte io potrò teco e tu meco provarte. Questo fa parte del repertorio epico di sempre, da Omero in poi, cioè che dallo scontro campale generalizzato si arrivi ad una singolare tensione. Non è così strano, a noi sembra un po' strano, ma in realtà così non era. Quindi sul campo di battaglia Tancredi propone a Clorinda una singolare tensione fuori dalla mischia. Andiamo a provarci. Capisci quanto è, non dico ironico, ma quanto è polivalente questo termine provarti, no? Perché provare significa evidentemente scontrarsi a duello, ma significa anche per lui rivelare il proprio amore, no? Per cui decide di allontanarsi. Ed è un topos, diciamo, dei poemi epici. Così me si vedrà s'al tuo s'agguaglia il mio valore. La mette sul piano militare, altro non poteva fare, no? Per allettare alla sfida Clorinda, appunto me la pone sul piano del valore militare. Ella accettò l'invito e come esser senza elmo a lei non caia, non le interessa essere senza elmo, già baldanzosa, ed ei seguì a smarrito. È interessante questo verso perché mette in contrapposizione due aggettivi. Questa volta completamente rovesciati, no? Cioè tradizionalmente è l'uomo che è forte, determinato, baldanzoso, e invece la ragazza normalmente è smarrita, appunto non sa come si fa, dove si va, cosa si deve fare. Al contrario, ovviamente è rovesciata. Lei, anzi, non si caglia, non si interessa minimamente del fatto che abbia perso l'elmo e va avanti, decisa sulla sua strada. È lui che misteriosamente agli occhi di Clorinda appare smarrito, no? Un pavido fanciullo inesperto. Recata s'era in atto di battaglia già la guerriera e già l'aveva ferito, quando egli: or ferma, disse, e siano fatti anzi la pugna, della pugna i patti.
Quindi mettiamoci d'accordo su come dobbiamo combattere, anche questo è un topos letterario abbastanza chiaro. Ma capiamo da soli che è una scusa, è una semplice scusa per poterle parlare, per potersi dichiarare. No, non vuole ovviamente mettere in chiaro quelli che sono i patti della pugna, no? Cioè i termini dello scontro, non è questo certamente l'obiettivo di Tancredi. Vuole rivelare il proprio amore a questa donna. Permossi. E lui di pauroso, audace, rende in quel punto il disperato amore. Versi importantissimi perché rovesciano secoli e secoli di, non so, di epica cavalleresca. Perché? Perché a rendere audace Tancredi non è il coraggio. No, il coraggio dei cavalieri che in questo momento sono animati dalla fede che li porta a combattere per la riconquista di Gerusalemme. Al contrario, lui è pauroso, ma diventa audace per l'amore, per una donna, che in più, aggiungo io tra parentesi, è pure pagana, per cui veramente è completamente stravolto quello che è l'etica in qualche modo cavalleresca che abbiamo visto così operativa in tanti altri poemi. I patti sian, diceva, poiché tu pace meco non vuoi, che tu mi tragga il cuore. Il mio cuore non più mio, se a te dispiace, che egli più viva, volontario muore. È tuo gran tempo, e tempo è ben che trarlo, ormai tu debbia, e non debbio vietarlo. Ma immaginiamo la reazione di Florina, no? Pronta, decisa, una vera virago di altri tempi, pronta lì a uccidere il nemico, si sente queste frasi che al minimo no? risultano incomprensibili, ma altrimenti ovviamente sono frasi di un pazzo. Visto che non vuoi fare pace con me, perché vuoi fare pace con te, siamo nemici, è ora che tu mi tragga il cuore. Evidentemente è la classica metafora della lirica amorosa, no? Ti regalo il mio cuore, siamo tutti d'accordo, che ha senso nell'ottica di Tancredi, ma è completamente fuori di logica nell'ottica di Clorinda. Sul campo di battaglia un cavaliere nemico mi sta porgendo il proprio cuore. È pazzo, no? È completamente fuori di sé. E anzi dice, il mio cuore non è più mio. E se a te dispiace, non è più necessario che viva. Ma di cosa sta parlando? Non ci possiamo mettere nei panni di Clorinda. Sono due canali comunicativi che non si incontrano mai. Lui sta parlando secondo un registro che è quello amoroso, lei sta comprendendo secondo un registro che è quello bellico, per cui non si comprendono assolutamente. Ma capiamo come i due registri si accavallino perfettamente, no? E quindi ormai devo regalarti il mio cuore, no? Il gioco, se volete, anche questo, neanche troppo originale, no? Fa il significato denotativo, no? Il guerriero che strappa il cuore al nemico, e il significato invece connotativo, no? L'amante che conquista il cuore dell'amato. Ecco, io chino le braccia in segno quindi di resa, eh? E t'appresento senza difesa il petto. Ora, perché non lo colpisci? E vuoi che io ti agevoli l'azione? Io sono contento di togliermi l'elmo e tutta la corazza adesso, subito, se lo richiedi nudo, se lo vuoi vedere. Quindi di nuovo, no? C'è la resa senza condizioni a Clorinda. Distingue forse in più duramente i suoi dolori il misero Tancredi, ma calca di impedisce intempestiva dei pagani e dei suoi che sopraarriva. La ressa della battaglia impedisce ovviamente qualsiasi intimità. Quindi per un caso fortuito, attenzione anche in questa situazione la fortuna, la provvidenza interviene per evitare, ma chissà cosa sarebbe successo. No? Forse Clorinda senza alcuna titubanza avrebbe forse immerso il proprio pugnale, la propria spada nel cuore di Tancredi senza troppo pensarci. Come finisce il brano? Cedean cacciati dallo stuol cristiano i palestini, o siete mensa o d'arte, quindi si allontanano i musulmani, forse anche per fare una per provare a creare una sorta di trappola per l'esercito cristiano,
Un dei persecutori, uomo inumano, vide le sventolarle come sparte da tergo, impassando, alzò la mano per ferire lei nella sua ignuda parte. Cioè, un altro soldato cristiano riconosce le chiome sparte, attenzione alle solite reminiscenze petrarchesche, riconosce le chiome sparte del nemico e quindi passando è pronto lì a colpire con la propria spada proprio lì sul collo, lì dove l'elmo ha lasciato la pelle ignuda della donna, a colpirla, ma ecco lì Tancredi gridò che se ne accorse e con la spada quel gran colpo corse. Quindi ancora una volta uno stravolgimento. Tancredi, che è cristiano, avverte Clorinda, che è pagana, quindi nemica, del pericolo che incombe su di lei e la salva. Questo essere inumano, che in realtà è un soldato cristiano che sta dalla stessa parte di Tancredi, comunque riesce a colpire di striscio il collo della donna, di Clorinda, e quindi un po' di sangue esce. Anche in questo caso vediamo come si ferma, no? Come dire, ovviamente c'è un ingrandimento dell'immagine, no? In mezzo al caos generale, si va a fissare sul sangue che va a impreziosire i biondi crini della donna, no? È un abbellimento in più, no? Di una donna che già di suo evidentemente doveva essere molto affascinante, e c'è appunto un rosseggiare di rubini che va a impreziosire l'oro dei capelli. Assistiamo già a quella mineralizzazione dell'essere umano che sarà prassi usuale della lirica del Seicento. Ti rimando alle poesie di Giovan Battista Marino, qualche video lezione su queste poesie, in cui appunto assistiamo esattamente a questo processo singolare. Tasso lo anticipa. Ma il prence infuriato allora si stringe addosso a quel villano e il ferro spinse. Altro ulteriore stravolgimento. Tancredi attacca il soldato cristiano, Tancredi pure cristiano, per difendere la pagana Clorinda. Dovrebbe essere tu È tutto rovesciato, no? È tutto rovesciato perché l'amore rovescia, ma questo lo vedremo nella prossima slide. Quel si dilegua, quindi nella concitazione, nella confusione generale, il soldato cristiano che ha ferito Clorinda se ne va, questi acceso d'ira il segue, quindi Tancredi si mette ad inseguire, non contento di aver salvato la vita a Clorinda, insegue quasi per vendicare la sua donna contro quest'uomo e van come per l'aria astrale, quindi vanno veloci, via come una freccia attraverso l'aria. Ella rimane sospesa, ed è una sospesa che c'è quasi qualcosa di ironico, no? Dice, ma questi sono pazzi, i cristiani sono completamente fuori di testa, in particolare quello che mi voleva offrire il cuore, no? Che mi offre il cuore, poi mi difende da quello, va a inseguire, mi vuole vendicare. Però ha poco tempo per rendersi conto di tutto questo, ambo mira lontani molto, né seguirle cale, alla fine si disinteressa la donna di quello che sta succedendo, ma coi suoi fuggitivi si ritira, evidentemente ritorna all'interno del suo esercito. Or si volge, or rivolge, or fugge, or fuga, né si può dire la sua caccia né fuga. E non è appunto una fuga, evidentemente vuole il narratore lasciare una dignità cavalleresca a questa donna che non sta fuggendo da niente, in realtà sta semplicemente partecipando ad altre azioni belliche del suo esercito. Quindi, come finisce la vicenda? Mi sembra interessante tirar fuori qualche concetto importante da questo brano, perché noi capiamo qualche cosa in più dei due personaggi per adesso principali, Tancredi e Clorinda, e capiamo anche che cosa possa Tasso intendere per amore. Allora, Clorinda ci appare dall'inizio coperta completamente, quasi nascosta all'interno della sua corazza, che evidentemente serve per fare la guerra, non è quello il dato notevole. Il dato notevole forse è che serve per coprire, reprimere in qualche modo la propria femminilità, no? Ed è per questo che la perdita dell'elmo è così importante, perché c'è uno svelamento della identità più nascosta, però più vera, più originale dell'essere umano. E questa femminilità, nel momento in cui appare, viene descritta a Tasso con delle espressioni che sono proprie della lirica di tutti i tempi, ma in particolare di Petrarca, che è l'esatto opposto, appunto, della Virago classica, no? Della donna forte, determinata, combattiva, una Camilla, per dire, dell'Eneide, che non ha senso descrivere con stilemi petrarcheschi.
Perché io insisto su questo? Perché è l'esempio, uno degli esempi classici del bifrontismo di Tasso. Questa donna è appunto è un essere estremamente femminile o è un soldataccio? Ecco, il narratore si ferma sugli aspetti suoi più bellici, perché è una donna capace di far guerra, ma anche ce la descrive come una donna bella e come veniva descritta naturalmente la donna. E allora rimaniamo nel dubbio, no? Chi è Clorinda sul serio? Qual è la sua vera indole? Donna, evidentemente, dal punto di vista fisico, ma ecco, è chi è e chi vorrebbe essere. No? Ci si cominciano a porre già degli interrogativi molto interessanti che, capiamo, sono molto profondi e già possiamo dire innervati di tutta una dimensione, possiamo quasi dire, novecentesca. Volutamente è ambiguo anche l'incontro fra i due, no? Perché c'è la guerra, evidentemente, c'è il desiderio di uccidere l'uno l'altro, ma c'è il desiderio anche da parte di Tancredi, evidentemente, di dichiararsi, dichiarare il proprio amore. In un contesto, ripeto, che di romantico, possiamo dire, non ha nulla, no? C'è desiderio e c'è violenza. C'è amore e morte, no? Un binomio che troviamo molto spesso nella letteratura e che ritroviamo in questo frangente così veloce, perché la narrazione si è svolta in minuti, no? Ed è velocemente descritta, però ecco, già vediamo come è tutto molto complesso, no? Non è un semplice scontro fra due soldati, capiamo che c'è molto di più, no? E come dicevamo appunto nell'ottava, con quelle domande che Tasso rivolgeva al suo protagonista, beh, possiamo vedere una forte immedesimazione, no, del narratore nella vicenda narrata. No, sembra quasi essere lui stesso in dubbio se amare o se colpire, se dare rilievo alla figura femminile o se dare rilievo alla figura militare. Quasi lui stesso è in quella titubanza, in quella perplessità in cui Tancredi è caduto. Quindi c'è sicuramente un alter ego, Tancredi stesso è un alter ego di Rinaldo, di Tasso. Tancredi è campione guerriero, ma davanti a Clorinda perde completamente la sua integrità, inizia a errare, no? Ti ricordo nel proemio come Tasso parli appunto dei compagni erranti di Goffredo da Buglione. Ecco, è un errare, è uno sbagliare, è un perdersi, no? È un lasciarsi fuorviare da quello che è l'obiettivo, lo scopo principale e da quella che è la sua dignità. No, la sua integrità cavalleresca, che di fatto in questo brano ha perso. Tutto questo per dirci cosa? Per comunicarci che l'amore viene presentato da Tasso come forza centrifuga, no? Di allontanamento degli eroi dal loro scopo. Ne fa perdere il vigore, ne fa perdere la determinazione, la visione. No? Per portarli invece su altri obiettivi. No? E questo sicuramente è quell'amore che Ariosto aveva messo al centro della sua opera e che costituiva in qualche modo il motore, no? Dell'azione narrativa, qua al contrario sembra essere un ostacolo al raggiungimento dello scopo finale, quindi dell'azione narrativa stessa che il narratore ci sta proponendo. Quindi è una visione del mondo molto distante da quella che abbiamo visto invece operativa nel capolavoro dell'Ariosto. Alla prossima.